Oggi, per la rubrica Il punto sul centro, vi parliamo della premiazione del concorso fotografico Punti di vista, che si è svolta il 10 maggio presso il Centro Giovanile Blogos. Al concorso, promosso nei mesi scorsi dal Centro Giovanile con la collaborazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali e l'Istituzione dei Servizi Culturali Casalecchio delle Culture, ci sono stati circa 30 partecipanti, suddivisi in due categorie, una junior per i ragazzi dai 14 ai 18 anni e una senior per i ragazzi dai 19 ai 28 anni. La giuria era composta da Luciano Nadalini, fotografo professionista dell'associazione UFO, Cinzia Lenzi, responsabile ASL, e Piero Pisano, giornalista del Domani. I vincitori sono stati, per la categoria junior, Ettore Gualandi, che ha vinto una macchina fotografica digitale, per la categoria dei 19 ai 28 anni, Eleonora Zaniboni, che ha vinto un hard disk esterno. Si è aggiudicata invece il premio speciale della giuria, per l'originalità, Giulia Bianchi, che ha vinto una tela per stampa fotografica. Ascoltiamo dalla voce di Piero Pisano come è avvenuta la selezione delle foto vincitrici. Allora, siamo qui con Piero Pisano, giornalista del Domani, che è stato anche selezionatore all'interno della giuria per le foto del premio giovanile dei Punti di vista. Vogliamo sapere quali sono stati i criteri per cui avete scelto le foto vincitrici. Sì, le fotografie partecipavano, erano divise in varie fasce, una junior e una senior, e noi abbiamo deciso di valutare sia l'aspetto tecnico, quindi la capacità di utilizzare bene lo strumento, quindi la macchina fotografica, sia l'aspetto comunicativo più passionale di una fotografia, e quindi le emozioni che possono direttamente che una fotografia può direttamente trasmettere. Invece per il premio originalità, appunto, abbiamo deciso di premiare la fotografia la più diversa rispetto alle tutte le altre, insomma la più originale. Era una fotografia molto semplice, con un'idea molto semplice ma molto, molto accattivante, che è riuscita, insomma, a vincere. All'interno della giuria ci sono stati contrasti, è stato unanime il giudizio? No, alla fine è stato abbastanza unanime il giudizio. C'era appunto il fotografo che dava delle dritte, diciamo, tecnicamente, per farci capire quali tecniche erano state utilizzate, bianco e nero, e quindi comunque è stato, insomma, abbastanza unanime. In generale, la qualità delle foto come ti sembra? La qualità delle foto è stata decisamente ottima, cioè molto alta, perché soprattutto a livello femminile abbiamo scontrato che soprattutto tra le ragazze, tra le donne, c'era una capacità artistica molto alta. Ma ora sentiamo che cosa hanno dichiarato due dei giovani vincitori poco dopo l'esito della premiazione. Siamo qui con Ettore Gualandi, che ha appena vinto la categoria Juniores. Questa è la foto che ha vinto, si chiama L'Ostacolo. E insomma, Ettore, come ti è venuto in mente questo soggetto e come l'hai realizzato? Diciamo che subito quando c'era l'ostacolo da pensare, ho pensato subito a qualcosa che mi impediva di andare oltre. Allora, non lo so, stavo facendo un giro in bici e mi è venuta l'idea, visto che mi piace la mountain bike, visto che c'è un sentierino, non ci riuscivo ad andare oltre perché c'è un canale, ho detto vabbè, dai, è un bello ostacolo, no? E poi ho cercato un po' una posizione che poteva far vedere il mio ostacolo e perché non riuscivo a superarlo, ecco. E dal punto di vista tecnico che cosa hai privilegiato? Ho cercato di privilegiare magari, vabbè, il bianco e nero l'ho scelto perché rende un pochino più l'idea, mi piaceva. E poi sì, volevo far vedere la bicicletta e l'ostacolo magari sullo sfondo, avevo pensato, e più o meno è riuscita, insomma. Sì, è riuscita perché hai vinto, in effetti. Sì, è andata bene. Siamo qui con Giulia Bianchi, vincitrice del premio Originalità. Se le chiediamo come le è venuta questa idea, visto che è stata premiata la serie per la sua originalità nel soggetto trattato. Ho immaginato queste quattro foto restando nei punti di vista di persone che rimangono nelle problematiche sociali di questo periodo. E nella prima foto ho rappresentato il punto di vista di un barbone, e rappresentando la mano che chiede l'elemosina e la gente indifferente che non lo guarda. Nella seconda foto è il punto di vista di un bambino maltrattato. C'è tutta una psicologia dietro per capire se un bambino ha dei disagi interni, e per esempio la porta scura, tutti i colori molto scuri che nella foto un po' si vedono. La terza di un ragazzo che ha una protesi e che magari ha inseguito per una vita intera il sogno di suonare, non può più. E nell'ultima,
che è estraneo agli altri tre, che è l'uomo ricco benestante, che in questi problemi non ci vive. Quindi quando lo spunto sarebbe rappresentare il benessere di un uomo che ha tutto e essere indifferente agli altri problemi sociali. Ci congratuliamo con tutti i vincitori del concorso e nel salutarvi vi ricordiamo che, oltre a poter vedere le foto vincitrici sul nostro sito, è possibile visitare la mostra con tutte le foto in concorso presso gli spazi della Casa della Conoscenza, dal 3 al 14 giugno negli orari di apertura della biblioteca. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!